A Lecce non basta avere una percentuale di possesso palla schiacciante se poi non la butti dentro e torni a casa a mani vuote. Nelle ultime due partite la squadra giallorossa avrebbe meritato il successo e il bottino pieno, ma invece di scalare posizioni è scivolata in sesta posizione e adesso è ancora più lontana dalla zona playoff. Ora è vietato sbagliare perché Lecce deve cercare di piazzarsi in terza posizione, superando la concorrenza di Matera, passato davanti dopo il colpaccio di Salerno, Juve Stabia e Casertana, mica squadrette. A preoccupare soprattutto tutto il mal di gola accusato da Lecce nelle ultime giornate. Da quando sulla panchina del Lecce c'è Bollini, la squadra giallorossa ha segnato un gol al Savoia, due alla Paganese, di cui uno al 90°, due al Messina, uno su rigore, e uno alla Juve Stabia. Pochi per una squadra che ha il pallino del gioco in mano, come è accaduto anche a Cosenza. Penso che il gioco non ci ha mancato. Abbiamo palleggiato bene, tante volte sbagli per cercare la giocata, però penso che il gioco non ci ha mancato. Ci ha mancato quella, come si dice con Italia, la cattiveria di mettere la palla dentro, no? Perché penso che abbiamo creato tantissime volte, abbiamo creato male perché la palla non ha finito dentro la porta. Abbiamo lavorato come giocavano loro, chiusi cercando la ripartenza, e penso che la ripartenza le avevamo dato poche, e loro hanno trovato una e ci hanno fatto gol. Non è questione di modulo o schemi, come ha detto Bollini, ma di mostrare in attacco un po' più di esuberanza. Quel tocco che oggi manca ad un Lecce riverniciato sulle fiancate anteriori con l'arrivo di Gustavo, Embalo ed Herrera, quest'ultimo poco utilizzato ultimamente o piazzato non bene contro la Salernitana. Sì, diciamo che noi abbiamo gli esterni che sono un po' giovani. La verità è che queste partite, quando devi venire qua, questi campi loro stretti, la sentono, la soffrono, perché è così, non è che loro, è così. Abbiamo, come dici te, tanto Manini come io, abbiamo fatto tanta corsa, tanti cross, e ci ha mancato un po' lì sugli esterni un pochettino più di concretezza. Penso che Mosca ha fatto una buona gara, ha tenuto la palla lui da solo. Sì. Sì, non abbiamo tiri in porta sullo specchio, ha ragione, no. Abbiamo tirato, ma sempre fuori dallo specchio della porta. Abbiamo creato tanto, però sento, abbiamo fatto tanti cross e difensi loro, anche tante volte difensa loro sono stati bravi, tante volte gli attaccanti no, nostri meno bravi, no? E sicuro che adesso rallentiamo tantissimo la corsa per il playoff, no? Adesso dobbiamo lavorare bene e cercare del sabato vincere a casa nostra, dobbiamo vincere per forza. Per la partita contro l'Aversa Normanna, il tecnico Bollini sta meditando delle modifiche. Forse l'impiego di Lepore di nuovo dal primo minuto, come quello di Gustavo, a Cosenza escluso a sorpresa dall'11 di partenza.